Vai, ti sentiamo. Buongiorno. Ho detto una cara. Okay, mi sentite? Sì, beh, alza un po' la voce, Marina. Lo so, io questo è un problema. Ho detto, io sto a zero. Voi già avete fatto gli impasti? Io devo Sì, partire da zero. sì. E la devo fare. Va bene. Va bene, va bene, va bene, vai, vai, vedere fila. Ma adesso ci segui, lo facciamo anche noi. Tanto lo facciamo anche noi adesso, ok? Ah, ok, no, avevo visto già gli impasti Sì, pronti. perché noi abbiamo fatto quella lievitazione naturale, che quindi abbiamo fatto il sera, capito? Ho Per capito. far vedere le differenze. Va bene, va Ok, bene. grazie, Va solo bene. noi. Andiamo a sentire. Antonio e Giuseppina. Antonio e Giuseppina? Ci siete? Battete un colpo. Intanto c'è anche Barbara Mattucci collegata. Ciao. Buongiorno, come stai? Buongiorno. Come Io stai, Barbara? Sì. quest'ora sono in pigiama, quindi non mi paleso. Ah, ho capito, Grazie mille, sei in versione vedete incognita, va bene. i complimenti. Ok, Anna B. Sì? Sei? Io ci sono, ma non ho fatto niente perché non sapevo, a parte il fatto che non potrei prepararla perché sono in una camera, la cucina è distante. Ok, Quindi non ho la possibilità di farlo. va bene, quindi però ci seguirai. Eh? Ci seguirai quindi comunque. Certo, sono qui Perfetto, apposta. Mi fantastico. preparerò per la prossima volta. Va benissimo, ok. Tanto comunque la rifaremo più volte. Va bene, che abbiamo? C'è anche Elvira, vedo. Luca De Ria, oh, Luca De Ria finalmente è arrivato. Luca, contiamo su di te. Luca De Ria? Luca De Ria? Non si sente niente. C'è Luca De Ria che non ci segue. Mi meraviglio. Va bene, facciamo una cosa. Certo? Certo. Lei che è pizzaiolo? Mi dica. Ci sono oh, senti, sei in telecamera? Aspetta. Sei in spot, vai, vai. Allora, Ok. Allora, vediamo intanto cosa fai tu. metterlo qua sotto, mi farei giovane. Barbara è l'addetta alla decorazione, poi al condimento della risultante della pizza, esatto. Ok? Bene. Allora, andiamo un attimino a vedere l'impasto, giusto? Andiamo a vedere un po' l'impasto. Allora, niente, ci sono vari modi. C'è chi lo fa in una ciotola, lo fa in una ciotola, chi lo fa direttamente sulla spianatoia. Allora, qui credo che sia una questione di ricordi più che altro, perché questo lavoro di adesso, fare la fontanella, mi ricorda molto il lavoro di qualcuno di mia madre, era un lavoro che abbiamo visto spesso, io ho visto molto, molto spesso a casa mia. Bene, allora. Sì, la domenica chiaramente la pasta fatta in casa, eccetera, eccetera. Questo era proprio. Poi essendo originario della Basilicata. Non devi parlare, no? No. Io nel frattempo inizio a impastare. La pasta fatta in casa. Parlo. Manella. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti e buona domenica da Anna Rosaria. Ciao. Parla ieri sera. Quindi l'hanno fatto ieri. Non capisco perché lui lo sta facendo. Ragazzi, mi sentite? Sì. Stavo dicendo, chi è che fa la pasta abitualmente per la pasta fatta in casa? Anna. Parlate di me? Ora è il periodo del giorno. Buongiorno. No, 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 non ti mettere in... Non ti entusiasmare troppo, stanno parlando di me. Infatti. Ciao Anna.
siamo vecchie amiche. Allora, comunque io non faccio la ho sempre una impasta. Ora è il periodo del pane, non potete uscire, c'è il pane fatto in casa tutti i giorni. Mi sentite? Chi è? Qualcuno mi sente? Sentiamo. Ok, mi sentite? Allora, la domanda, signori, un attimino di attenzione. Chi di voi fa la pasta in casa? Anna B. Io. Anna B. Io. Maria. Okay, poi? Luca, non si sente, Luca. Non si sente niente. Chi ha inserito le cuffie? Giulio, non si sente niente. Allora, adesso mi senti? Sì. Adesso sì. Adesso sì. Ok, allora, ripeto la domanda. Chi è di voi che abitualmente fa la pasta? Io mi sono stancata, ho detto. Anna di Bari, lo dico io. Perfetto. Allora, mi aiuti per fare, a fare tutti il appello, così magari. Sì, ti aiuto io, vai. Vai. Allora, chi è che fa la pasta fatta in casa? Anna di Bari, poi ci invidi tutti. Abbiamo deciso questo. Marina, tu la fai la pasta? Quanto sì, la faccio. Non è che la faccio tutte le settimane, la faccio ogni tanto, però la faccio. Ah, okay. Brava Maria. Marina, invece tu ogni volta la fai la pasta fatta in casa? Cosa, scusami? Marina, ogni quanto la fai la pasta fatta in casa? No, è difficile che la faccio. Quindi raramente? Raramente, sì. Ogni tanto. Senti, ma che fai di solito? Che spesso pasta fai? Faccio la pizza, oppure faccio il casatiello, oppure faccio una torta rustica. Ottimo. Una brioche salata che viene sempre buona. Buonissima. Marina, ma tu di dove sei? Napoli. Beh, fa il casatiello. Eh beh, cioè, non avevo collegato. Scusate. Scusate. Un attimo. Scusate, perdonata. Scusata. Perdonata. Anna, invece tu che fai? Ma io faccio diversi tipi di pasta. Quella a mano proprio, oltre a quella con la macchinetta che è la tagliatella classica. Ok. O la sfoglia per fare la pasta al forno. Però faccio le orecchiette, faccio i cavatelli, una pasta che si fa con tre dita, insomma è vario il mio repertorio. Insomma, diciamo che c'è un bel repertorio. Sì, sì, sì. Devo dire sinceramente che... Oltre poi focacce, pizze e così via. Mamma mia. Ma in Puglia non c'è tipo una focaccia di pasta con tutte le olive, i pomodori, tutte queste cose qua? La focaccia barese è abbastanza barese, alta, con pomodoro, olive e origano. Vedi? Ok, perché niente a Roma la trovo. Ma non è alta come quella di Bari, mi sa che è più bassa quella di Roma. Niente la però sono buone. Io a Roma ho preso quella al taglio, buonissime. Ma la pizza. Fausto, ci sei? Sì. Ciao, sì. Buongiorno. Giulio, mi senti? Ah, finalmente dai nostri. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate le mie difficoltà. Ci stavamo preoccupando, Luca. No. Ma l'impasto che hai messo su WhatsApp l'hai fatto tu? Sì, sì. Bravo. Con queste mani. Ah, beh, meno male con quelle e non con le altre, guarda. Quando la signora ci sta. Fausto, anch'io buongiorno. Sono un ottimo pizzaiolo. Fausto? Sì. Buongiorno. Ciao, sono un ottimo pizzaiolo io. Allora, quando l'impasto è arrivato a... Aspettate che io nel frattempo la cosa andrà avanti. Un attimo solo. Era amalgamato. Solo alla fine, cioè prima di iniziare con... Questo è interessante, dell'olio ovviamente che sono nel mercato, sì, tipo industriale, giusto? Allora, no, questo qua lo ringraziamo. L'olio che viene poi alla Basilicata, sì, di Muro Lucano, prodotto da mia cugina. Praticamente, niente, olio. Le olivi di quella zona lì, perciò è abbastanza bello.
Stai impastando bene, Maria? Dire di sì. Vabbè, ognuno c'ha il suo metodo. Non è proprio la mia specialità, impastare. Perciò abbiate pazienza. Ci contentiamo, dai. Devo dire che una volta facevo occupazione della spesa di all'inizio il fare la pizza la terapeutica. Ora non so se è un po' fa benissimo a chi ha problemi alle mani e veramente per quello siamo qui che non possiamo uscire, che fa bene. Andiamo. Libertà, siamo un po' più, abbiamo avuto un lockdown più sereno, più tranquillo, insomma. L'olio, sì, esatto. Poi dobbiamo tirarla per 10 minuti. Vai, vai. Maria. Maria Paola? Sì? Abbiamo perso la nutrizionista. Sì, ciao. Ciao, buongiorno. Ciao. Seguire i tuoi consigli, eh? Allora, noi abbiamo fatto l'impasto, come hai detto tu. Vuoi raccontarci un po' quali sono i parigi consigliati? Guarda, ti sento poco. Maria Paola, mi senti? Sì, adesso sei un pochino meglio. Avvicina il microfono, perché... Ok. Hai fatto l'impasto come avevamo stabilito, giusto? Sì, abbiamo fatto l'impasto come dicevo. Due, perché una parte di glutine per poter impastare, per far sì che si formi la maglia glutinica, dovevamo tenerla. E poi noi abbiamo scelto la farina di camut. Sì, direi che va benissimo, perché il camut, come il farro, sono cereali che sono meno manipolati per aumentare il glutine, diciamo così. Sono cereali che vanno bene anche in chi magari ha problemi un po' col frumento. Frumento solo, però, è il nostro grano, quello tradizionale. Direi che va bene. Adesso quindi posso mettere il pomodoro, Maria? Ti sento, no? Paola? Questa è una passata verace fatta dalla mamma di Giuseppe, quindi è assolutamente... È ottima. Guarda che anche i miei, che sono tradizione campana, fanno la passata, no. Io non trovo di differenza. Quando ero piccola la facevo anche Gagnano? Scusate, fate anche takeaway? Noi proprio perché a Roma la pizza non ci fermano in dogana. Beh, puoi aprire una nuova attività, quello è vero. Allora, diciamo che mettiamo la passata di pomodoro, poi magari dovremmo sentire come la fanno, perché abbiamo collegamenti da tutta Italia, secondo me abbiamo ricette anche sulla passata. Quello è vero. E la passata così, la passata di pomodoro, nutrizione, che si sa da un po' però, è un'ottima fonte di licopene, che è un antiossidante e un protettivo anche dal punto di vista dei tumori. Quindi il pomodoro cotto ha tante proprietà positive come il pomodoro crudo, ed è più digeribile per persone che magari possono avere un po' di reflusso, di gastrite. Non ci bisogna mangiarlo tanto, però cioè, cotto sicuramente meglio rispetto a crudo per alcune persone. E noi non prendiamo tutto il buono del pomodoro anche cotto. Allora io sto stendendo tutta la passata. Brava. Senti, mi fai venire voglia a quest'ora, cioè, non so, io non sono un amante della pizza, però cioè, io sono più da Paola, ti posso fare una domanda? Sì, vai. Io la passata la faccio precuocere leggermente, in modo che, siccome poi il tempo del forno non è caldissimo, arriva a temperatura come dovrebbe, 450 gradi per fare una pizza a legna, io ho il forno elettrico normale che arriva a 250-270, quindi lo faccio precuocere prima e poi lo cuocio in cottura della pizza. Non altera niente?
No, ma più che altro perché vabbè, la vitamina C va persa comunque, quella non prendiamo la passata di pomodoro per la vitamina C. Quelle che i minerali, bene o male, possono permanere in base anche alla qualità del pomodoro di partenza, sicuramente lo rende più digeribile. Quelle tipo la vitamina A, quelle vitamine liposolubili le prendi più facilmente perché ci metti anche l'olio che li aiuta a prendere. Il grasso, liposolubili vuol dire che si assorbono col grasso. Ok, quindi promossa. Va bene. Sì, però l'unica cosa ti volevo chiedere, tu prendi una passata già cotta e la fai precuocere? Passata di pomodoro normale. Passata di pomodoro. La precuocio nel pentolino. Mm. Con un filo d'olio, un filo di sale, magari qualche aroma, se ciò si prende il sapore. E poi 5 minuti, anche 10. Magari io rimarrei su 5, così dopo in forno si amalgama meglio, perché magari è tanta cottura, no, però 5 minuti giusto per stemperare magari anche una leggera acidità ci sta bene. A volte è una cottura veloce così, poi stempera subito, poi dopo finisce la cottura in forno. 5 minuti sono più che sufficienti, cioè se lo fai poco vivace 2 secondi si fa, quindi. Poi no, se ti trovi bene io dico va bene così, però 5 minuti sono più che sufficienti. Maria Paola, io procedo e sto dividendo la pizza, come ci eravamo dette, in 4, in modo che possiamo fare a casa un po' come se facessimo un giro pizza e ognuno ne mangerà una quantità, per cui tu mi hai detto che anche se ci metto la mozzarella l'apporto di proteine non è così alto da inficiare, da andare a no, vabbè, se mettiamo una fettina di mozzarella, che quella corrisponde a una fettina e mezza più o meno, poi dipende, magari possiamo mettere anche meno e la dividiamo con la famiglia, assolutamente non cambia nulla. Così va benissimo, anche se volessimo mettere l'acciughina, 2 acciughine, dividendola per la famiglia assolutamente non cambia nulla. Cioè non arriviamo a una quota di proteine da alterare il farmaco, ovvio. E così incontriamo anche i gusti di tutti, no? Andiamo d'accordo, perché ricordiamoci che, insomma, vivendo bisogna un po' mettere d'accordo tutti. Guarda, allora io ho fatto mozzarella, cipolla di Tropea, aspetta che la finisco di decorare, guarda. Che bella! La vedete? Che bella! È anche divertente, soprattutto di solito, almeno, a casa mia i decoratori sono i miei figli, quindi è un'attività che viene bene fatta con figli e nipoti. E poi invece l'ultima parte facciamo olive nere, e capperi. Capperi, sì. Ce la provi, Maria Paola? Ho provata in pieno. Io sono più da olive verdi, però vabbè, perché sono più per gusto. A me, guarda, le olive in qualsiasi modo, in qualsiasi salsa, in qualsiasi colore, dimensione. Io capperi tantissimo, soprattutto quelli siciliani che sono più grandi, che sono buoni anche come aperitivo, sono buoni. Poi va bene qualsiasi tipo, magari quelli sotto sale sciacquateli un pochino prima e orientatevi più su quelli sotto aceto, soprattutto se magari c'è anche un problema di pressione, così andiamo okay. Un po' più sotto aceto. E vedo Marina che basta, guardala lì. Come va Marina? Prima della ciotola, impasto prima della ciotola perché mi trovo meglio. Sì, alla fine è vero, perché anche quando io per esempio faccio la pasta frolla, la impasto prima nella ciotola e poi la stendo. Poi ognuno ha le sue tecniche. Sì, all'inizio se no la farina, cioè con l'acqua, con tutte le parti bisogna fare la corsa a schiacciare l'acqua che cola, diciamo, dal vesuvio di farina. È vero. Infatti, vabbè, poi per esempio anche se io faccio la sfoglia, se volete, magari può essere anche un'idea per una prossima ricetta, non faccio la pasta sfoglia con margarina, queste cose qui, faccio la sfoglia con l'olio e può essere anche, se non volete mettere il lievito, magari può essere la base per tipo delle tortine salate o tortine dolci, questo può essere anche una cosa carina, quindi può essere un'alternativa al prodotto con lievito. Però, diciamo, la pizza fatta così è fantastica, veramente. Mi state facendo un'eroia.
Carlo, ma ti hanno messo tutto stamattina? Carlo, al lavoro. Eh? Antonella, l'hai messo tutto stamattina? Eh sì, mi ha svegliato alle 6 per questa roba qua. Alle 6? Adesso mi odierà Carlo. Adesso lavora. Da noi, da quando mi ha conosciuto, wow, da quando mi ha conosciuto non mi odia. No, lui? È lui che ti odia? Secondo me sì. No, tanto in santa pace prima. No. Carlo, che fai? Non parli, non mi dici niente? No, no, fai vedere questa voce. Dopo impegnato. Processo di delega. Allora, ragazzi, vi volevo raccontare una cosa. Aspetta, dove sei, Marina? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, qui vedo che si impasta anche da Mimmo. Sì, sto iniziando. Così stasera la mangiamo. Vabbè, non ci abbiamo fretta, tanto non è che ci abbiamo. Ma io sto sciogliendo il lievito nell'acqua. Ok? Lievito. Acqua lievita, giusto, no? Acqua, diciamo, come quella per i bimbi. Ok, perfetto. Un po' più di temperatura ambiente. Ok. Sciolgo il lievito. Sì. 10 grammi. Poi inizio a mettere la farina. Yes. Io sto mettendo, questi sono 400 grammi, tra semola rimacinata. Sì. E farina 00. Quindi tu stai facendo un impasto misto, farina bene? Zero. Eh? Quindi stai facendo un impasto con misto di farina, giusto? Misto di farina, sì. Non ho niente, vabbè, e intanto sto e la devo fare. Praticamente devo arrivare a usare tutta la lampa, che su 400 grammi sono 300, quindi tre quarti di acqua. Ok, chiaro. E la metti tutta quanta insieme? Eh? La metti tutta quanta insieme? Prima ho fatto sciogliere il lievito, no, l'acqua, prima poca acqua, poi faccio sciogliere il lievito. Metto l'altra acqua e inizio ad aggiungere la farina e la impasto con una forchetta. Sì. Questo per la pizza, diciamo, perché così verrà, magari poi vi troverò la ricetta proprio della pizza barese. Ah, perché io sono, noi con Domenico siamo con l'associazione Parkinson Puglia, Bari. Io tra l'altro adesso chiedo ai campani, se non mi ricordo male, c'era un'associazione che di Campana che aveva fatto un'attività proprio occupazionale con la pizza, mi ricordo male? Marina, ne sai qualcosa? Sì, sì, ci sta l'associazione Verace Pizza Napoletana. Ah. Ma abbiamo fatto un'attività per tutti quanti o era solo specifica per persone con Parkinson? No, io sto parlando a livello di persone normali, diciamo, un'associazione che raggruppava le persone, no, non erano le persone con Parkinson, le persone che erano appassionate di pizza. Ok, ok. Diciamo, specialmente erano i pizzaioli. Ok. Allora, intanto torniamo un attimo sullo chef qua. Volevo aggiungere che il sale... è proprio viene inserito all'ultimo perché il sale deve essere inserito lontano dal lievito. Ok, chiaro. Ok, allora torniamo dal nostro boss qua. Eccolo. Ok, non so se mi sentite, però. Wow, che bella! Lascia. È giusto la cosa. Ecco, mi sentite? Sì? Voilà, niente, adesso ho impastato, ho fatto tutto pronto, qui c'è la risultante e adesso niente, la mettiamo. Ma allora, guarda, questo dipende dalla quantità di lievito che andiamo a mettere. Con questa quantità qua, 4-5 ore può andare bene, però comunque sì, alla fine questa qua la userò per cena, alla fine non dà nessun problema, insomma.
E c'è una cosa che io non ho capito e che voglio porre anche la domanda a, agli utenti. E c'è questa cosa qua. C'è chi lavora in un modo un po' particolare, che l'avvolge questo contenitore con dentro la pasta, l'avvolge nella coperta. Chi l'ha già vista fare questa operazione? È la tradizione della nonna. Esatto, brava. E infatti è quello che faccio anch'io, perché questo viene da mia madre. Questo anch'io, io uso tutto ciò che c'è in casa, copro con il canovaccio quando devo fare qualcosa, sempre. Ma l'usare la pellicola è nella, diciamo, teoria moderna, tra virgolette, per rendere l'impasto quanto più, si dice, idratato possibile. Quindi rimane tutta l'umidità interna, mentre con la coperta, diciamo, che un po' va via, evapora, no, l'acqua, invece con la pellicola rimane tutto dentro e accelera anche le lievitazioni, perché chiaramente comprime tutto all'interno. Quindi sono proprio due teorie diverse. Ecco, e io le faccio tutte e due, metto la pellicola e la coperta. Io ho una terza non teoria. Non fa torta a nessuno. Ma giustamente il problema è mantenere l'idratazione. Io mi sono inventato di metterla nel forno freddo, quindi la bacinella nel forno freddo, con una tazzina di caffè o una tazza di tè bollente piena d'acqua che fa un leggero vapore. Quel leggero vapore fa una camera di umidità all'interno del freddo. Aspetta un attimino. Perché quando fai la pellicola, quando metti la pellicola e togli la pellicola, in realtà ti viene su via parecchia e ti smonta la pasta. Oppure se metti la coperta dovrebbe essere umida e non asciutta, perché sennò crea una crosticina sopra la pasta che a me poi dà fastidio, personalmente, poi magari sono gusti. Però quando vai a stenderla con la crosticina non ha quella morbidezza e quell'elasticità che dovrebbe. Io sono sincero, la crosticina che dia fastidio, ora ne possiamo parlare. Però comunque mi sembra che siamo all'università. Anna B, ci volevi dire qualche cosa? Sì, che la faccio come capita, con la coperta, a seconda di come mi alzo la mattina. Però viene bene sia con la pellicola che con quando si mette la coperta, si deve coprire possibilmente con un panno umido, credo che non si crei panno umido. Un panno umido strizzato, giusto per non far creare la crosticina. Comunque non è quello il problema. Dipende. Ora, per esempio, si impasta molto idratata, l'impasto si fa molto idratato, quindi si lavora meno. Perché fare come l'ha fatto Giuseppe è faticoso. Io non ce la farei a impastarla così. Prima le facevo con forza, ora non ce la faccio più, quindi mi ha dato. E vengono bene anche queste. Okay. Allora, Maria Paola, secondo te ci sono tra queste differenze tecniche? Cambia il rispetto del punto di vista della nutrizione? Questo dovrei guardarlo un pochino di più, però di solito dipende innanzitutto dal tipologia di lievito e dalla quantità e poi da quanto è l'umidità e la temperatura della stanza o del forno che mettiamo, che utilizziamo per far lievitare la pasta. Ovviamente il consiglio che do sempre è quello di coprire per evitare comunque correnti d'aria, perché più la temperatura rimane costante e l'umidità rimane costante, più la lievitazione è facilitata. Poi se ognuno ha trovato il suo sistema va benissimo, però io consiglio sempre di mantenere stabile la temperatura e l'umidità. Quindi se avete usato una tecnica, mantenetela con le stesse condizioni, perché poi ognuno ha trovato il suo sistema. Certo. Posso fare una domanda? Sì, prego, prego. E mio marito, che è un grande pizzaiolo casalingo, ha scoperto, seguendo dei canali di pizzaioli romani famosi, che va messa in realtà a lievitare con la pellicola in frigo. Ah, sì. Che è l'opposto praticamente. E viene squisita e leggerissima. Quindi adesso, cioè nel senso che è la differenza in frigo.
È notevole. Però quella lì non è la lievitazione, è il processo di maturazione, che viene prima comunque, della lievitazione. Comunque viene benissimo. Però è consigliabile, io non ci capisco niente perché non la faccio la vita. No, no, è consigliabilissimo. Ma se ne frigo, ottimo, non è frigo, non è perché io volevo chiedere se questi, tutti questi processi di lievitazione, le vari metodi, diciamo, si parla di di creare la massa glutinica, diciamo se ne parla di più nel pane. Ora, creare la massa glutinica può essere controproducente per il parkinsoniano, per la mobilità, per... Però allora, se non creiamo la massa glutinica, non creiamo la pizza. Questo è il concetto. Quindi, nel momento stesso in cui decidiamo di prendere la pizza, noi comunque apportiamo una massa glutinica, cioè quello sicuramente. A meno che non ci sia una sensibilità tale al glutine, perché se uno è anche celiaco, allora ci orientiamo su una farina o comunque un preparato senza glutine. Però, più noi utilizziamo una farina di buona qualità, più il contenuto di glutine è giusto, non è, diciamo, abnorme, scusate il termine, cioè aumentato utilizzando farine molto modificate, tipo la manitoba, io non la consiglio mai, perché è una farina molto manipolata. Quindi se noi andiamo su una farina 2 che ha di buona qualità, ha la quantità di glutine normale prevista per una farina, e poi se utilizziamo un buon lievito, se facciamo fare una buona lievitazione, la maglia glutinica sarà fatta bene e quindi ci darà meno problemi. Poi dico sempre, se lo fate una volta nei 10 giorni, quel contenuto di glutine un po' di più non vi altera, cioè è sempre quante ne consumate e con che frequenza le consumate. Okay. Una domanda, Maria Paola, ci dicono dal web, cioè che la lievitazione più è lenta meglio è, giusto, perché vuol dire che anche a livello di occhiature, guardate il pane fatto con lievito di birra, il pane fatto con lievito madre, io vedevo il pane che faceva mia nonna fatto con lievito madre, aveva il pane, il classico pane, cioè la tipo formato pugliese, aveva delle occhiature molto regolari e sottili e non dava problemi di digestione, proprio perché la lievitazione è lenta ed è lunga. Mentre il lievito di birra adesso, perché si hanno problemi col pane? Perché la lievitazione non è fatta bene. Viene montato il contenuto di glutine nelle farine, vengono modificate e il contenuto di lievito è eccessivo per far lievitare prima l'impasto. Questo è il vero problema. Maria Paola, ma l'uso del lievito, di quantità di lievito, se la lievitazione, fermo restando, vabbè, la qualità del lievito, ok, sì. Ma per esempio, con lievito di birra, se la lievitazione si vorrà fare lunga, si dovrebbe usare probabilmente uno schizzo di lievito. Rispetto invece ad una lievitazione che si vuol fare invece veloce perché non si ha tempo, dove si mettono i 10 grammi di lievito, i 15 grammi, cioè se si vuole far lievitare la notte, bastano anche 2 grammi di lievito, 1 o 2 grammi di lievito di birra. Certo. Vero? Sì, ma nel senso che se noi lasciamo lavorare bene il lievito, ne basta veramente poco, cioè nel senso, perché comunque lui si moltiplica, trova la pappa, cioè essendo comunque l'amido presente dentro la farina, cioè lo zucchero, che si moltiplica, quindi più noi decidiamo, come anche per fare il pane, decidiamo di preparare la pasta base la sera prima e poi lasceremo lievitare la notte e il giorno dopo faremo un nuovo pasto e poi faremo lievitare ancora. Diciamo in questo modo anche quella che è la poca digeribilità legata al lievito di birra viene abbattuta, in questo senso, migliora. Quindi sì, è giusto il concetto. Ok, grazie. Niente, prego. Giulio! C'è? Devo mettere in forno. Chi è? Antonella e Carlo. Aspetta, riprendiamo un momento catartico. Anche noi dobbiamo mettere in forno. Vai. Che bella, wow. Sì, infatti. Aspetta. Ma le zucchine le avete precotte oppure le avete messe solo condite con l'olio? Crude. Anche la cipolla cruda. Okay. Anche noi cipolle, zucchine crude. E l'olio proprio
Allora, io una cosa consiglio, l'origano, io consiglio, o le spezie, consiglio di metterle verso fine cottura. Perché, come il basilico, mi raccomando, se volete metterlo proprio all'ultimo minuto di cottura, perché molte spezie, se sono cotte troppo, producono delle sostanze che possono essere un pochino cancerogene, soprattutto il basilico. È vero, hai ragione. Quindi mettiamole verso fine cottura. Vabbè, il pepe, magari, il pizzichino si può anche stare, però mettete sempre verso fine cottura. E io dico sempre il sale, usiamo quello magari un po' sodico iodato, così ci prendiamo anche un po' di iodio che fa sempre bene. Ciao Marina. Le temperature. Maria Paola, a che temperatura consigli? Da cottura? Forno caldo temperatura sicuramente. Io allora... Ecco, questo è per mio marito che la fa, ecco, nel senso, lui fa 200, però ti dico, questa è la sua abitudine. Io là sono un po' in difficoltà perché sono squadre di pensiero diverse su questa cosa. No, ma sui 200, sui 200 gradi va bene. A Napoli cosa fanno? E poi forno ventilato o forno non ventilato? Perché c'è... Io lo metterei alla fine al forno ventilato per fare la crosticina, perché se no asciuga troppo. Io il forno ventilato lo uso verso la fine cottura. Se ne sei, quando faccio Marina, scusa Maria Paola, sì. Sentiamo da Napoli, Marina, che cosa fanno loro? Vabbè, Marina, che temperatura metti il forno? E poi lo metti ventilato oppure no? Allora, premesso che io non ho il forno ventilato, ho un semplice forno a gas, quindi okay. lo metto nel forno, diciamo 180, al massimo 200 gradi, è un quarto d'ora. Poi, siccome io faccio più teglie, la prima diciamo ci mette più tempo per cuocere, le altre invece sono un po' più veloci da cuocere. Poi volevo dire un'altra cosa, cioè in pratica io quando ora metto a crescere l'impasto, però penso che la farò per stasera, la faccio crescere abbastanza. Prima di infornarla, diciamo circa un'oretta e mezza prima, prendo la pasta e la metto dentro la teglia, la farcisco e la faccio crescere un altro poco, quella si cresce ancora di più, mi fa un po' più diciamo di spessore. Così quando la metto nel forno diventa comunque più alta, perché se la metto direttamente, se ho fatto questo esperimento, perché un giorno andavo un po' di fretta, quindi non avevo avuto il tempo di metterla subito in forno. Quando sono tornata ho visto che comunque se l'ha fatta più alta, quindi diciamo questa è la tecnica che uso. Bisogna lavorarla molto, però è anche la tecnica della lavorazione. Io per esempio ci metto molto impegno, però alla fine mi stanco. Ci sono persone invece che hanno proprio l'abilità, diciamo, di mettere le mani nella posizione giusta, la lavorano tantissimo. Anche diciamo per poco tempo, però la lavorano molto bene. Io faccio le sudate, diciamo, per ottenere un buon risultato devo stare tipo un quarto d'ora a passare. Usa il bimbi, però secondo me non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Adesso cambiamo l'inquadratura e facciamo vedere che inforniamo. Vai Giuseppe. E poi invece volevo, mentre Giuseppe inforna, vi volevo raccontare questa cosa, perché nel paesino dove viviamo c'è un forno comunitario e il forno invece a legna della pizza, da noi per la pizza va a 400 gradi, ma la pizza sta dentro veramente un minuto e mezzo, credo. Ma è vero, perché, scusami Barbara, di solito lo vanno a meno 300 passa di temperatura, ma sono forni a legna, quindi le fanno sottili spesso. Questo l'ho visto fare quando mio papà ogni tanto faceva anche le pizze giù a coperta nel forno a legna. Lui la faceva un pochino più sottile e da 5 minuti tirava fuori proprio. Cioè... Sì, noi abbiamo questo forno, che è un forno comunitario. Da noi tutti i paesini avevano il forno a uso e consumo del paese, quindi la gente andava a fare il pane, la pizza, ci sono fatti in pietra vecchissimi, veramente di secoli, e anche da noi è stata ripresa questa tradizione, per cui si accende il forno che va caldissimo a 400 gradi la sera per chi vuol fare le pizze, e la mattina, dopo che il forno ha riposato, non ci si sia aggiunta legna, invece ci si può cuocere il pane. Aspettate che vi ripasso il pizzaiolo.
No, mi viene da sorridere per sentir parlare dire che sono pizzaiolo. Allora, no, c'era una cosa che volevo condividere con voi. Allora, questo impasto qua, identico, come l'abbiamo fatto? Solo c'è la questione dell'olio d'oliva che, diciamo, si bisogna variare. Allora, quando abbiamo fatto l'impasto, invece di mettere l'olio d'oliva, possiamo mettere un 50 grammi di burro, ok? Per fare cosa? Semplicemente, una volta che la pasta poi comincia a solidificarsi, comincia a prendere corpo, è possibile fare una cosa, aggiungere un centinaio di grammi di zucchero di canna, zucchero grosso, cannella e, se proprio vogliamo esagerare, dei cubettini di cioccolato. E fare delle palline e fare i pandolci con lo stesso identico impasto. Ogni tanto lo faccio per la colazione e così, giusto per variare un po' sul tema, ecco, volevo un attimino. Poi vabbè, se andate su Google pandolci ne trovate molti di ricette. Comunque la cannella grattugiata, non quella già da grattugiare, cioè proprio comprare la stecca, un po' di zucchero vanigliato eventualmente anche, e vi dà così uno spunto un po' diverso, con delle farine particolari potete usare, però ecco, questo è un po' quello che si può fare. Posso dire una cosa? Certo, io intanto passo a Barbara. Io la faccio con le mele e la cannella la pizza. Mele, cannella e olio, viene buonissima. Chi parla? Mele, cannella. Che fa mele, cannella? Che mi interessa? Metto l'olio, poi metto le fettine di mela sottili, e poi lo zucchero e la cannella. Dimmi chi sei che non ti vedo. Maria. Quindi Maria. Maria. Mi vedi adesso? Io non ho nessuna difficoltà. Dove stai, Maria? Vediamo solo la tua casa. Adesso non lo vedo. Ma in realtà tutto l'impasto può essere adesso? Con tutto. Hai dico sulla telecamera. E prende il soffitto la telecamera. Maria, hai il dito sulla telecamera, vediamo il tuo dito. Passati Maria. Maria, stiamo vedendo questa è la radiografia del tuo dito. Sì. Io ho dovuto chiedere se Maria Paola mi supporta in questo. Sta fermo. Maria Paola. Pensavo, visto che abbiamo scoperto di avere un sacco di persone proprio brave, esperte, perché non facciamo il pane la prossima volta, ma facciamo il pane con le ricette che ci mandate voi. Certo, magari aromatizzato, con le noci, le olive. Quale ci sta meglio, quale è più adatto rispetto al Parkinson, quale si può mangiare sempre, quale invece è meglio consumare meno. Che ne pensi, Maria Paola? Ci facciamo mandare le ricette? Sì, può essere un'idea, perché possiamo vedere le varie ricette del pane classico, pane aromatizzato con qualcosa, pane dolce, se lo vogliamo, tipo anche il pane con l'uvetta, a volte può essere una buona colazione energetica da abbinare a magari un latte vegetale o semplicemente il tè o la marmellata fatta a pezzettine, cioè nel senso, se vogliamo fare le fette di pane così. O poi, se vogliamo fare dei sciccosi, pane col cioccolato. Quindi in realtà il pane si può adattare bene, è sempre lì il discorso di trovare la buona combinazione di ingredienti che vadano bene per tutti. Quindi sì, sono d'accordo sul discorso. Allora, il pane. Direi che possiamo dare la tua mail e ti scrivono le ricette, così poi... Certo, dai, sì. Dai. Allora, vi do la mail, se volete me la scrivo nella chat. Bravo. Vai. Brava, scrivila nella chat a tutti, che così aspetta che cerco di capire le vostre ricette del pane, ma poi vi posso qualcosa che mi aiuta, che io da cellulare qua non sono capace. Chat, eccola qua, ti scrivo la mia mail, eccola qui. Mandatemi le ricette, vediamo, soprattutto con gli ingredienti. Sì, dimmi il nome. Anna, ok. Anna. Vai, Anna. Posso farvi vedere il pane? È di tre giorni, bello, l'ho fatto tre giorni fa. Wow, che bello! Bello. Uno può dire questa fa e non c'è niente. Lo può dire.
No, vabbè, ma si può dire è di 3 giorni fa. Anch'io. Ti fai vedere, ancora fai vedere, Anna? Prego. Bello. Bellissimo. È pane classico, giusto, vero? Senza aromi particolari. No, 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 è semplice. Però è fatto, messa la farina. Farina zero e semola. Tipo pane di Altamura. Pane di semola è ottimo. Tipo pane di Altamura. E si allora, mantiene bene. Oggi è il terzo giorno ed è ancora mangiabilissimo. Un'altra cosa che magari può, per chi ama fare questi esperimenti così, cioè, si usa anche l'utilizzo del pane con le patate per togliere, per avere comunque una componente meno gluteminica, però adatta comunque alla, a dare la base per l'impasto. Ed è buono. Sì, sì. Viene bene anche quello con la patata. Sì. Oppure potete provare, Barbara, scusa un attimo, una cosa che si può provare, esistono anche le farine con la tipo zucca così. Per chi non ha problemi di interferenza con le proteine, ci possono abbinare anche delle farine di legumi per rendere meno calorico il pane. Dipende un po' da quello che era la vostra condizione di partenza, sempre. Si possono fare esperimenti e vedere un po'. Una, tre, una e mezzo, alle 7, una. Ok, scusate un attimo, chiudiamo il microfono. E poi rispetto al forno, la temperatura del forno, il ventilato e lo statico, se si vuole usare il ventilato, bisognerebbe abbassare di un 20 gradi la temperatura, perché, come si diceva, il ventilato asciuga troppo più velocemente, per cui bisogna ridurre la temperatura, diciamo orientativamente mantenendo i tempi di cottura uguali. E poi, questo per il pane, si può usare anche, poi secondo dei metodi, vabbè, il tegamino di acqua, un tegamino di acqua per i primi 20 minuti dentro, in modo che si mantiene quella camera di vapore, diciamo, di pane, che la crosta non venga dura, ma venga croccante e morbida. È tipo fare come se fosse una sorta di bagnomaria con la bacinellina d'acqua, sì, giusto. E poi si toglie però, negli altri, diciamo, nel rimanente tempo di cottura si viene tolta. No. Poi alla fine magari lascerei più ventilato il forno, che io lo chiamo il sopra e sotto perché sono abituata anche con la manopola, per fare proprio la crosticina alla fine, quello sì. Aspetta che diamo la parola a Lucia Di Febo che voleva dirci qualcosa. Lucia? Ciao Lucia! Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Visto che parliamo di pane, anch'io faccio il pane, l'ho fatto proprio ieri. Ah, sono video, non ti in vestaglia. Ah, vabbè, niente. No. E non ci riesco. Forse voi lo dovete aprire. Ecco. Scusate, ma sono in vestaglia. Ho fatto. Viene scuro perché è un mix di farine, non è solamente il bianco. Io uso un mix di farine: farro, erbicella, zero, uno, mix proprio. Tipo integrale viene. C'è la canapa, c'è un mix proprio, ne sono tante di farine. Che bello! La canapa è molto energetica, soprattutto per chi magari ha problemi. Ma non ne metto 60 grammi, 40 grammi? Non è questo. Questo va benissimo, soltanto che magari anche la farina di canapa, se è di buona qualità, sempre, diciamo, è sempre quello il concetto di base. Okay. Soprattutto chi ha problemi, che perde peso, può essere un ottimo energetico. Dico bene, Barbara? Io anche per mio marito, per cui metto anche il lupino. Buono! Ah, guarda.
Io metto le spezie nel pane, dalla spirulina alla curcuma, a seconda di... Ma quello lo faccio anche solo per dar colore, per far divertire i miei ragazzi. Quando erano più piccoli lo facevo volentieri. Allora aspettiamo tutte le vostre ricette del pane, perché poi domenica prossima... E poi io lo faccio con lievito madre. Che rinnovo ogni 2 giorni, quindi è tutto particolare. Benissimo. Allora, aspettate un attimo, cambio telecamera, non ci riusciamo. Eccola qua. Allora, buongiorno a tutti. Io ero dietro le quinte, gestivo poi i microfoni, le telecamere e tutte le varie cose sulla parte logistica. Io vi ringrazio tutti per la partecipazione, siete stati in tanti. Sì, ah, adesso, un altro momento catartico. Vai tranquillo. Ricambiamo delle camere perché abbiamo un surprise. Vai. Oh, che bella! Ce la fai a mettere un po' inclinato? Adesso è la pizza fatta. Me lo dovevo fare pure io, ma non l'ho visto in tempo. Come devo fare la spesa per quell'altra cosa? A distanza di tasta. Molto bella. Allora. Ritorno su di me. Allora, intanto volevo ringraziare Giuseppe che ci ha ospitato in questa casa bellissima, e volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, perché devo dire che nonostante abbiamo lanciato l'azione ieri, mi sembra venerdì sera, vi siete attirati in 20, insomma, fare la pizza a colazione di domenica, penso sia parecchio ospitante. Abbiamo scoperto anche questa cosa, io sinceramente non lo sapevo, che con questo stesso impasto ci possiamo fare anche dolci o il pane, e questa è una bella scoperta. Personalmente ho scoperto il pane fatto in casa da circa un paio d'anni, quando in pratica non ho scoperto di essere allergico al glutine, ma ho capito che se mangio come se avessi problemi con il glutine, io sono molto meglio per quanto riguarda la parte Parkinson, e quindi per questo mi sono un po' avvicinato a questa cosa di farsi il pane in casa, che devo dire che a parte essere buono e risparmiare lo stesso dino, è anche divertente. È ovvio che rientra nel tema dell'impegnarsi, del fare delle cose con intenzione. Questo è una cosa che riguarda tutti noi, ce la dobbiamo mettere tutta se vogliamo stare meglio. E quindi, così come per mangiare, così per l'abitazione, così per il resto. Penso che la prossima volta a questo punto fermo il pane, giusto? Ok. Quindi attendiamo le vostre chat sulle mail di... Maria Paola, che ringrazio ancora per essersi messa a disposizione, quindi mi ricordo Mapaza, scritto Milano Ancona, Palermo Ancona, Zara Ancona, Mapaza, @hotmail.it. Se mandate le vostre ricette di pane, la prossima domenica, una delle prossime domeniche, lo facciamo attenzione. Se qualcuno di voi poi ha in particolare delle ricette locali, quindi della tradizione locale, che vuole condividere con noi, siamo ben contenti di inserire nel prossimo palinsesto. E niente, tutto qua. Io vi ringrazio. Prego. Giulia, ho voluto il casadello. Certo, anzi, figurati. Buona quella. Sento una voce interessata nel sottofondo. Solo che penso che se vi dico di venire da casadello, Maria Paola mi uccide proprio. Ma quello lo mangio volentierissimo, perché è una delle poche tradizioni che quest'anno non ho potuto neanche rispettare, perché comunque stando tutta chiusa a casa ho fatto la pastiera light, però il casatiello non sono capace di fare. Ma ripeto, il casatiello vegan però stacca, Da provare, dai, sì, possiamo provare. Tu mandaci la ricetta, vediamo cosa si riesce a inventarci, ok? C'è qualcun altro che ci preparerà? C'è un po' una bomba dietetica dentro, quindi... Direi una bomba calorica più che altro. Quello sì, cioè, nel senso che la prima ricetta prevede lo strutto, la fugna, quindi qualcosa di animale, però la si può rendere molto più leggera, allo stesso tempo gradevole, e lì è sempre, per esempio nonna usava le farine integrali, non usava la farina dire, aveva questa cosa, usava anche un po' qualcosa di segale anche, e poi aveva il lievito madre, quindi... una cosa particolare, come la faceva lei non l'ho più trovato, ecco, questa cosa qui.
No, in realtà possiamo provare a farlo, sì, dai, quello può essere una bella cosa. Ok, vi mando la ricetta, cercate di adeguarla a una cosa più accessibile a noi. Va dai, benissimo. Sì, volentieri, grazie. Grazie mille. Eccomi qua, allora, finalmente siamo in una situazione più tranquilla, quindi sono tornato solo. E vi ringrazio tutti, ripeto, per aver partecipato e niente, a questo punto vi do appuntamento a tutte le attività che si terranno questa settimana. Il palinsesto stiamo ancora ultimando in questi ultimi momenti, ci sono un po' di variazioni e lo riceverete entro domani mattina come al solito. Un incontro molto importante che vi volevo segnalare è quello di mercoledì 13 alle 16 ci sarà questo evento online che è dedicato proprio alle famiglie con Parkinson e il tema è proprio come uscire da questo lockdown in questa nuova normalità. Ora c'è questa distinzione che si dà, perché comunque vogliamo far raccontare a chi ha dato una mano quali sono stati i problemi scontrati in Italia, non solo nelle grandi città ma anche nelle province e da parte delle famiglie con Parkinson. Quali sono le soluzioni che sono agibili, sono disponibili oggi per diciamo, rientrare in questa nuova normalità in un modo più soft, più diciamo, umano possibile. E, ci sono gli interventi da parte di, per esempio, del professor Volpe, del Fresco Institute, che sta lanciando dei corsi proprio per caregiver, per persone che, questo termine che io odio, non lo trovo veramente molto brutto, diciamo, di tutte le persone che stanno vicino a noi. Ci saranno gli interventi di alcuni dei nostri trainer, ci saranno gli interventi anche di neurologi che ci hanno supportato con la loro attività gratuita di consulenza e insomma poi vedete online tutta la pagina dedicata, vi metto adesso il link al volo della pagina dedicata qui nella chat, attimo solo lo recupero. Arrivo. Eccoci qua. Vi è comparso nella chat? No. No. Ora? Sì. Ok, perfetto. Sì. Perfetto. Allora, niente, tutto qua. Io vi ringrazio a tutti. Lasciatemi sapere se qualcuno vuole dirci qualche cosa. Poi comunque, se no, vi auguro buona giornata e vi auguro una buona domenica. Grazie. Ciao, grazie. Buona grazie a te. Ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao. Ciao. E buona pizza. Buona pizza, vera. È finito.